yo guys what is good what is poppin and welcome back to another video. it's your boy official and ramadan kareem to all muslims around the globe. finally qestura di milano has bring a new procedure on how to get appointment without going to sleep at qestura to get appointment. now with the new procedure you can book appointment online. please. You have to watch the video till end so that if you are living in Milano and you want to get appointment to the Questura of Milano you will know how you will go about it. You guys remember that 2 weeks ago I reported a video where immigrants sleeps at the Questura of Milano to wait for the next day to get appointment and sometimes some of them they don't even attend to them. So now the Questura of Milano is saying if you want to get appointment to do anything at the questioner you need to book your appointment online most of the questioners in italy dey book appointment online i'm not talking about the kit postale but if you are using the six month sejong or if you want to ask for international protection in some questioner you need to do everything online as someone who is going to convert or renew you need to do everything online as someone who is also posting documents through the poster but this one di website for you to get appointment now in the question of milano is prenotal fachle i know a lot of you know prenotal fachle as i said before a lot of questions in italy here use the prenotal fachle if you go to prenotal fachle and you register you can book the appointment especially those who are using the six months permanent stay disorder so if you are a milanian and you want appointment to ask for international protection or if you want to renew your six month requested asylum you go to google and type ww.

eety so www.prenatalfacile.polisiadistrato.et and you go and register and you book the appointment if you don't know how to do it if you go to oficio strandieri if you go to caf or enopatronato that you are a milano and you need appointment in the quastra of milano they will help you do everything and if you know how to use computer you can also use your speed to register or you can use your gmail and your password to register the prenotal fàcilẹ̀ now let's watch di video where the kwesiriàmí milano were full of immigrants who were sleeping there to wait for appointment the next day let's watch the video. Questa è la procedura per la richiesta di protezione internazionale a Milano così come attuata dal 18 dicembre scorso. Una volta alla settimana, a lunedì mattina entrano 120 persone che vengono scelte a partire dalla mezzanotte da tre grandi gruppi radunati in tre luoghi diversi di questo parco in cui siamo, che è in fronte agli uffici decentrati della questura che ricevono. Le domande di protezione internazionale. E qua fuori c'è gente che sta provando a entrare anche da 4, 5, a volte 7, 8 mesi. E non riesce a entrare perché non c'è nessuna fila e, e ogni volta la questura cambia il criterio con cui apre, apre questi varchi e poi fa scegliere le persone che si trovano davanti basta, 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 basta entra più nessuno basta, basta fine, basta, fine, fine, fine stoppa, via fine via è denunciata da noi siamo qua ormai da 6 settimane tutte le notti a monitorare cosa sta facendo e a cercare di fornire una minima tutela a queste persone facendogli firmare dei documenti cui dichiarano di voler fare Domanda di protezione internazionale, noi testimoniamo che l'abbiamo fatta, poi inviamo una PEC alla questura la tutela è cercare di evitargli un provvedimento di effulzione dato che c'è la chiara evidenza che volevano fare domanda d'asilo. Ya yeah, guys, ho capito che abbiate visto il video che è stato due mesi fa, dove i migranti si sono dormiti in front della questura di Milano per aspettare un appuntamento. Alcuni di essi usano da qui a Sunday, si sono dormiti il giorno to get appointment to do whatever you want to do in the quesura of milano and, and now they have came out that if you want appointment at the quesura of milano you can do everything online what you have to do is to go to google and type ww dot prenatal fagile dot polizia distato punto et let's show that video to him and we about go give you the rest of the update so stay tun. Le indicazioni sulle nuove procedure in sette lingue sono affisse in Biacagni, la caserma, ufficio immigrazione, teatro nei mesi scorsi di code interminabili, tensioni e polemiche. Da martedì annuncia la questura di Milano, si cambia registro, stop alle prenotazioni spontanee e quindi anche alle rese. Chi ha un documento d'identità potrà fissare l'appuntamento per la domanda di protezione internazionale attraverso il portale prenotafacile.poliziadistato.it Lì, perché quell'ufficio non verrà mai chiuso, si presenteranno coloro i quali hanno il loro appuntamento e verranno trattati giorno per giorno come sono stati sempre trattati da un anno e mezzo a questa parte. Chi non ha documenti dall'11 aprile potrà chiedere assistenza per le pratiche ai sindacati confederali, alla Croce Rossa, ad Apsi, Acli, Caritas e Progetto Arca, canale preferenziale per over 60 donne incinte, all'Hub dell'Apsi in Viale Monza 79. Si metterà a frutto l'esperienza collaudata di queste associazioni. L'accrescimento del numero ha reso necessario di dare una disciplina e si ritiene che questa qui possa passare attraverso una prenotazione informatizzata. A Milano le domande di protezione internazionale sono più che raddoppiate nel 2022, da 3.000 a quasi 7.000, e solo nei primi tre mesi di quest'anno i numeri sono quelli dell'intero 2021. Ho visto il video e questa è la nuova procedura su come get appointment in the Questura of Milano, because before it was very, very terrible, but now with the internet or with the website, prenota facile, you can get your appointment without going to sleep. adekwesura of milan because this one you book everything online the day you have the appointment you will go and do whatever you want to do and this is dabira hap for you today the name cement official cracker fact news please if you have not yet suscribed to the channel do as they say ever suscribe to the channel and be part of the family and if you have not yet followed our facebook page which is officialcrackernewsitaly please go and follow the page for me and if you are watching me from tiktok please go to youtube and suscribe officialcracker fact news thank you for doing that and god bless you and till we meet again in the next video. Chi ha un documento d'identità potrà fissare l'appuntamento per la domanda di protezione internazionale attraverso il portale prenotafacile.poliziadistato.it Lì, perché quell'ufficio non verrà mai chiuso, si presenteranno coloro i quali hanno il loro appuntamento e verranno trattati giorno per giorno come sono stati sempre trattati da un anno e mezzo a questa parte. Chi non ha documenti dall'11 aprile potrà chiedere assistenza per le pratiche ai sindacati confederali, alla Croce Rossa, ad AFSI, ACLI, Caritas e Progetto ARCA, canale preferenziale per over 60 donne incinte, all'AB dell'AFSI in Viale Monza 79. Si metterà a frutto l'esperienza collaudata di queste associazioni. L'accrescimento del numero ha reso necessario di...